Galli che adesso ci farà un'esposizione molto interessante. Buonasera a tutti, sono Stefania Gagliardi, portavoce di Stop 5G Mac. Quando ho iniziato ad interessarmi all'argomento 5G, mi sono trovato in un dendolo di notizie, articoli e video su ricercatori che da decenni già studiavano le radiofrequenze. Non conoscendo la lingua inglese, l'impresa si è rivelata più impegnativa del previsto, ma questo non mi ha certo scoraggiato. Ho scoperto infatti che tante erano le pubblicazioni di scienziati in paesi esteri e poche invece quelli nel nostro. Fra le voci che si stavano levando anche in Italia sui rischi della tecnologia 5G, quella della dottoressa Fiorella Belfoggi dell'Istituto Ramazzini di Bologna, che in un'intervista, trasmessa purtroppo in tarda serata dalla radio, esponeva i risultati delle sue ricerche su 2G e 3G e dei gravissimi effetti nocivi riscontrati in seguito ad esposizioni prolungate e ripetute. Così, mentre il 5G, o meglio il tanto decantato IoT, Internet delle cose, veniva presentato come il miracolo tecnologico che tutti aspettavano, con velocità di connessione incredibile, smart city, case, macchine intelligenti e altri innumerevoli vantaggi per l'uomo, non una parola sui rischi per la salute, che sempre più scienziati evidenziavano. Ancora prima che venisse proposta la rete 5G, decine di petizioni e appelli da parte di scienziati internazionali. Nel 2015, 215 scienziati, 40 paesi, hanno comunicato il loro allarme alle Nazioni Unite e all'Organizzazione Mondiale della Sanità, affermando: numerose pubblicazioni scientifiche recenti hanno dimostrato che campi elettromagnetici colpiscono organismi viventi a livelli ben al di sotto dei livelli limite indicati dalla maggior parte delle linee guida internazionali e nazionali. Più di 10.000 studi scientifici sottoposti a peer review dimostrano danni alla salute umana derivanti dalle radiazioni RF, radiofrequenze. Gli effetti includono alterazioni del ritmo cardiaco, modificazione dell'espressione genica, alterazione del metabolismo, sviluppo alterato delle cellule staminali, cancro, patologie vascolari, cardiovascolari, compromissione cognitiva, danno del DNA, impatto sul benessere generale, aumento dei radicali liberi, deficit di apprendimento e memoria, alterazione della funzionalità e della qualità degli spermatozoi, aborto spontaneo, danno neurologico, obesità e diabete, stress ossidativo. E i danni vanno ben oltre la razza umana, poiché vi sono abbondanti prove di danni a piante e animali selvatici e da laboratorio, tra cui insetti, uccelli, mammiferi. Sono stati riportati effetti dannosi anche a livello microbiologico. Mi sono chiesta, ma se vengono denunciati tanti e tali rischi, perché non succede niente? Perché si parla di tecnologia sperimentale? E mentre usciva la notizia che 120 comuni italiani erano stati scelti per far partire la sperimentazione 5G, si scopriva che questo sarebbe avvenuto invece su tutto il territorio italiano entro pochi anni. Trovare altre persone con gli stessi dubbi è stato il primo passo, il successivo è stato decidere di continuare ad informarsi e informare allo stesso tempo. Informare sui social, tramite una pagina dedicata chiamata Stop 5G Marche, alla quale è seguita l'apertura di altre pagine in altre città marchigiane. Organizzare incontri con medici e ricercatori, collaborare con associazioni e comitati, parlare con le amministrazioni comunali. Così piano piano si è venuta formando una rete di persone, persone semplici come me e come voi, che chiedono che venga tutelata la salute dei cittadini e dell'ambiente. Si sono già formati gruppi spontanei in tante città marchigiane, da Fermo a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Senigallia, Fabriano, Monte Cosaro, Porto San Giorgio, Sant'Elpidio a Mare, Staffolo, Monte San Vito, Porto Gaspare, Castel di Lama e
convegno e l'inizio della collaborazione con l'associazione Mani Libere di Civitanova Marche c'è stato nel maggio di quest'anno proprio Civitanova Marche, come relatori il dottor Andrea Vormoli, ricercatore dell'Istituto Ramazzini di Bologna e la vicepresidente del Comitato di Conoscimento MCS. Poi ci sono stati incontri informativi a San Benedetto del Tronto, a Fermo, a Senigallia, pochi giorni fa a Fabriano. Ce ne saranno ancora a Civitanova Marche e a Macerata, organizzati non solo da noi, ma da altri comitati e associazioni, con la speranza che si possa collaborare insieme per il risultato che tutti speriamo, che venga fermata la sperimentazione 5G finché non si abbiano prove che non siano cima alla salute, prove certe, quelle che finora nessuno ci ha fornito. Una bellissima collaborazione è anche iniziata, come quella di stasera qui a San Benedetto del Tronto, con l'associazione Ambiente e Salute nel Piceno, con un obiettivo molto importante, che in questa città si fermi l'arrivo del 5G con un'ordinanza. Così come è già avvenuto finora in 80 comuni italiani, dove i sindaci con massima autorità sanitaria locale e invocando il principio di precauzione hanno fermato l'arrivo della sperimentazione. Grande esempio nelle Marche il Consiglio Comunale di Montegallo, che a luglio di quest'anno ha votato all'unanimità una delibera che impegna il sindaco e la giunta comunale ad adottare un'ordinanza contingibile e urgente per sospendere la sperimentazione 5G sul territorio. Questo è un buon periodo per riflettere. Il Natale è già nell'aria e tutti vorremmo dimostrare ai nostri cari l'affetto che proviamo, magari con un dono. Ma bisogna saper scegliere. Nessun regalo è un miglior segno d'amore se non la garanzia del futuro. La garanzia di un futuro di benessere per le generazioni che verranno. I bambini, i neonati, quelle creature che devono ancora nascere, vanno protetti maggiormente, perché insieme a malati ed anziani e tra i malati ancora di più cardiopatici ed elettrosensibili, saranno i primi bersagli. Vorrei concludere dicendo che, se da un lato c'è un silenzio assordante da gran parte dei media e dalle forze politiche sui danni che questa tecnologia può portarci, dall'altro si alza sempre più la voce di tanti scienziati e cittadini. E mi è stato chiaro il significato di questo silenzio al convegno internazionale svoltosi a Roma il 5 novembre sui pericoli del 5G, quando tra le tante mi è rimasta impressa la frase che stasera riporto a voi. Il silenzio non è neutralità, è complicità. Da questo il mio invito a voi tutti. Non siate complici di chi non ha a cuore la vostra salute. Grazie. Dopo questo intervento molto forte, direi che è il momento delle domande. Quindi chi di voi pensa di voler fare un intervento, dire qualcosa, però vi prego di rimanere nei tempi brevi, insomma, in modo che non sforiamo, perché è giusto che si condensi bene e tutto quanto e tutti possano parlare. E c'è un microfono in sala, c'è Nadia, chi vuole fare domande? Andrea. L'argomento è noto, ci è noto proprio grazie alla signora Gagliardi che ci ha inviato tante cose, e con cui abbiamo discusso anche in questa sede, no? La sede di commissione, quando si è venuto a approvare il piano di questo comune, e siamo intervenuti anche in consiglio comunale proprio per chiedere, anticipare, diciamo, no? Questa volontà della città, anche nostra,
e quindi in qualità di rappresentanti per presentare appunto, no, che la necessità, secondo un principio di precauzione che non dobbiamo dimenticare mai, no, in nessuna fase, diciamo, della nostra attività, appunto la necessità di fermarci come comune e di dire attenzione, finché non sarà chiara tutta la storia del 5G, adesso non sto a rifare, sono stata risposta abbastanza chiaramente, in questo comune non ci auguriamo, la mozione non è stata presentata poi dal comitato, perché credo, no Massimo, l'avete protocollata? Sì, l'abbiamo protocollata. Quindi la voteremo, credo, nel prossimo consiglio comunale per appunto invitare il sindaco e la giunta a frenare, a bloccare la qualità. Sperimentazione o messa in atto di qualcosa che possa portare, cioè, perché attenzione, ci è stato spiegato abbastanza chiaramente, no? Queste sono microantenne, se non sbaglio, quelle del 5G, quindi sono praticamente quasi invisibili, sono difficili, sì, ho capito, però sono tante e piccole. E per mettere queste tante e piccole antenne c'era stato detto, spiegato dagli esperti, che è necessario avere dei permessi. Quando noi facciamo piano antenne come comuni, è proprio quello che andiamo a regolare, no? Sulla base della legge nazionale, siamo tenuti a farlo, quindi. Però i comuni possono intervenire per dire dove e per impedire eventuali ampliamenti, no? di questi della potenzialità, diciamo, no? Erogativa, ecco, di queste antenne. Quindi è necessario, nella mozione credo che sia spiegato bene, no? Che cosa si vuole andare a, su cosa si vuole andare a incidere, cioè andare ad evitare di qui e negli anni a venire che nel nostro comune, e io spero anche in tutti quelli di micro e tutta Italia, spero anche in Europa eccetera, si blocchi questo processo, almeno finché i dati che ci pervengono non saranno veramente chiari e non ci saranno più dubbi. No, perché poi il problema è sempre quello, no? Cioè, è stato spiegato, allora se il privato fa le sue analisi, ha dei risultati, se fa il pubblico ne ha altri, poi un po' come per l'ambiente, no? Per quello che sta accadendo a livello climatico. C'è sempre chi dice ma no, non è vero, non sta succedendo niente, chi invece dice guardate, però le cose stanno precipitando, no? Quindi è un po' lo stesso tipo di, purtroppo, di atteggiamento che ha a che vedere con il profitto, lo vogliamo dire. Ecco, quindi noi ovviamente siamo assolutamente d'accordo non solo per votare questa mozione che è stata presentata, ma anche per impegnarci in qualche modo a controllare e a controllare che tutto quello che viene chiesto venga effettivamente attuato. Grazie. Grazie. Io vengo dall'altro versante, cioè dalle onde elettromagnetiche. Ho passato la mia vita in mezzo alle onde millimetriche, da sempre, da 25 anni, oggi ne ho 67, tutti i giorni sono stato a contatto con le onde millimetriche. Ringraziando il Dio, sono ancora qui. Ora, benvengano gli studi, benvengano le ricerche, vengono tante cose, però diciamo su internet io grazie a Dio l'inglese lo conosco bene da sempre, gli articoli li ho sempre letti perché voglio dire come ha detto i lavori mi preoccupavo anch'io sulla mia pelle e quindi diciamo ho seguito sempre con un occhio la questione. Tra l'altro sono un convinto ambientalista e quindi questo mi creava una sorta di conflitto tra l'ambiente e,
l'innovazione, il progresso. Io, diciamo, sono a conoscenza per motivi proprio professionali di tante altre cose che non si leggono sugli articoli, su internet, e cose. Me ne dico solo un paio. Molti satelliti SAR, che SAR significa che sono radar, che volano costantemente sopra la nostra testa, diciamo, funzionano con gigahertz e gigahertz di frequenza. E ce ne sono centinaia e centinaia e centinaia. Lasciamo perdere quelli militari, che chiaramente non si sanno, però almeno quelli civili già sono dati, bastano chiamarsi. Basta andare in un qualunque aeroporto. La dottoressa che ha parlato per primo, volevo appunto fare una domanda a lei, perché lei diceva che non si è fatta mai sperimentazione sopra certe frequenze. Allora, io lo dico io, negli aeroporti i radar di movimentazione, non gli ATC che fanno la ricerca degli aerei, ma quelli che stanno puntati sull'aeroporto, quindi diciamo stanno ad altezza d'uomo, funzionano a 94 GHz. Non so se mi spiego, 94 GHz. Quindi, voglio dire, queste realtà ci sono da anni, da decenni, decenni e decenni. Io ho fatto il militare nel 77, ero ufficiale ai radar, ai sistemi radar del poligono più grande d'Europa, del salto di guerra. Di radiazione me ne sono prese una marea. Dico, però, voglio dire, io quello che voglio dire è questo. Il principio di precauzione è cosa sana e giusta, e ben venga, sempre e comunque. Però ci vuole anche precauzione dall'altro versante, cioè forse, dico, qualcosa ci sfugge, certe correlazioni forse, diciamo, non sono complete. E io dico solo questo, io di onde elettromagnetiche, millimetriche, come ripeto, ne ho prese tante. Mio fratello, che vive sempre a San Benedetto, da sempre, che ha avuto sicuramente una qualità della vita, diciamo, molto migliore della mia, è malato di Parkinson. Tutto qui. Senta, una domanda. Lei mi... Sì, sì. Andiamo avanti. Stanno già pensando di eliminare gli alberi troppo alti perché darebbero fastidio alle antenne del 5G. Se mi può confermare questa cosa? Allora, c'è un documento inglese del Dipartimento Sport, Cultura e Media che, parlando del 5G e di come attivarlo, parla anche di come gli alberi possano essere ostacolo alla trasmissione. E questo documento è stato diffuso e si trova in rete. Io l'ho tradotto con un suo traduttore. E parla proprio di questa possibilità. Ci sta qualcuno che sta portando avanti degli studi per avere prove certe. Però io credo che se già è un'indicazione data per poter attivare questa tecnologia è già un po' una risposta. Grazie. Allora, c'è
la Parco che voleva fare un intervento. Sì, grazie. Una bellissima considerazione data più dalla logica che da conoscenze tecniche che non possiedo, anzi vi ringrazio, sono felicissima che ci sia una grande partecipazione sull'argomento, avete fatto un buon lavoro, si vede. E, allora, una semplice considerazione, io non sono contro la tecnologia, però non sono contro il progresso, però ci vuole anche da contemperare, no? I contrapposti interessi e soprattutto gli interessi quelli vitali in gioco, no? Il nostro futuro, i nostri bambini, dalla pancia all'età, no? della crescita. Diciamo che ho potuto constatare anche sulla mia pelle un piccolo esempio, quando ero incinta era uscita fuori quell'epidemia, quel virus, non mi ricordo se era l'aviaria o... Esatto, e consigliavano tutti grandissimamente, i dottori compresi, di fare, adesso io non sono anti-vax, però nemmeno la sperimentazione va fatta su bambini, ma nemmeno sugli esseri umani, ma nemmeno sugli anziani, perché qua si sta a guardare, il vaccino che io avrei dovuto fare in gravidanza, raccomandatissimo, c'era dentro lo squalene, che il mio dottore è una persona obiettiva, ha detto no, mettiti guardi quando vai a fare spesa, non baciare nessuno, però non lo fare, perché si dà agli anziani, e questa cosa mi pare aberrante, perché hanno poca aspettativa di vita, e quindi non la capisco io questa cosa, sinceramente la vita è preziosa ad ogni età, comunque. Quindi proprio per questo motivo ho potuto constatare che il principio di prevenzione va benissimo sempre se però siamo consapevoli. Se non ci sono dei movimenti di cittadini, questo per la sanità come stiamo vedendo, questo per tante altre cose, dei movimenti di cittadini che prendono in mano la situazione e cercano di capirci qualcosa e i governi tacciono, allora non sono nemmeno contro l'Europa io, ma non è questa la base per un'Europa per i cittadini, questa è una base un'Europa economica, per un'Europa delle multinazionali e delle finanziarie. Io la penso così, non parlo con populismo, però se i governi non si muovono e non ci informano e non prendono posizione a tutela del bene primario mondiale che è la salute, allora io direi che forse l'amministrazione comunale, che è quella più vicina ai cittadini, è giusto e sacrosanto che prenda una posizione, che voti una mozione, che emetta un'ordinanza sindacale e che blocchi questo scempio almeno sul nostro territorio. Non vogliamo essere egoisti, pensa solo noi, però magari a catena, no, si crea una zona virtuosa, come si può dire, 5G free, facciamone anche un logo per i turisti che magari vengono qui. Perdonatemi, in questo momento sono una semplice cittadina, oltre che rappresentante, perché questo lo sono sempre, comunque vado, di un tot di cittadini che comunque ha avuto fiducia, no, in me, nel consigliere De Vecchis, nella dottoressa Mandrelli, quindi voglio dire, non è che mi spoglio di questa veste da nessuna parte, neanche quando faccio spesa. Quindi non voglio fare l'opposizione oggi, però mi dispiace che non ci sia, almeno non li vedo, nessuno della maggioranza, di quelli che decidono per il nostro futuro, no? Nel senso che le decisioni che prendono adesso magari rimangono, come per le lottizzazioni, per tutte le altre cose, rimangono per i prossimi 50 anni, quindi magari direi che è il caso, no? Perché non vedo perché le cose più giuste per il territorio devono partire dalla mozione dell'opposizione, mi sembra anche assurdo, no? Grazie. Grazie. Giustamente voglio precisare che noi abbiamo mandato un invito a tutti i rappresentanti del comune, ma non solo, abbiamo invitato tutti i sindaci della Vallata del Tronto e non solo, tutte le autorità fino al prefetto. Quindi noi abbiamo esteso l'invito, poi speriamo che questo... Noi siamo abituati da partire da zero, chi ci conosce sempre, siamo partiti a zero e abbiamo ottenuto dei risultati quando nessuno ci dava
neanche sul sottobucato, quindi meglio partire da un livello basso che a partire da un livello alto per precipitare. Quindi ecco, io però adesso mi sentirei di Giorgio Fede, e vuole parlare senatore. Ciao a tutti, innanzitutto grazie perché è stata un'esposizione molto interessante. Questo, come tanti altri, è un argomento che sicuramente merita opportuni approfondimenti, perché la conoscenza quando si parla di salute non è mai sufficiente. Indubbiamente sono convinto che alcuni studi sono stati fatti, prima le relatrici citavano quello dell'Istituto Superiore della Sanità, contestandone l'esito soprattutto. Io credo da genitore, prima che da senatore, che qualsiasi cosa che noi abbiamo intorno, non esiste una tecnologia o una soluzione che abbia impatto zero, e che comunque la sommatoria delle esposizioni sia quella che ci espone sempre più a rischi, perché se parliamo di 5G sappiamo che c'è 1G, 2G, 3G, 4G, oggi 5G. Quindi questo è necessario, di approfondimenti sicuramente sempre maggiori e sempre più diffusi, perché l'informazione è la base della democrazia. Da amatore so che oramai appartengo a una minoranza di persone, perché vedo poche persone che hanno un pacchetto di sigarette a fianco, purtroppo tutti quanti abbiamo un telefono a fianco, quindi siamo anche causa ed effetto, perché chiaramente il mercato ci induce anche dalla nostra capacità di chiedere servizi ai nostri figli, a cui mettiamo il telefono in mano, hanno un telefonino, e parlo sempre da genitore, i miei guardano il telefono, i video, che chiedono sempre velocità maggiori e meno una televisione, e mi sento corresponsabile. Citando ad esempio dei familiari, me ne sono per dirlo che erano bloccati per tanti anni e non ci sono riuscito. Detto questo, la parte informativa, la parte delle considerazioni, abbiamo fatto un approfondire queste cose. Noi, a livello, stando al Senato, vi riferisco le mie esperienze. Ad oggi, personalmente, sono in commissione lavori pubblici e telecomunicazioni, non abbiamo affrontato l'argomento, ma ce l'abbiamo in calendario questa settimana, quindi martedì alle 15 abbiamo la prima audizione in commissione per l'approfondimento sul 5G a livello Senato, dopo scontato che certe cose sono già avvenute ad altri livelli. Il mio collega, anch'esso martigiano, Sergio Romagnoli, oltre che essere senatore, è vittima di un tumore da elettromagnetismo, quindi penso sia la persona più sensibile, dopo 6 mesi di coma, e sta ancora con il bastone, e quindi su questi temi, comunque noi, avendo le parti della propria salute, è molto attento. E lui stesso, insieme con altre colleghe e colleghi, anche della mia commissione, che ha la competenza delle comunicazioni, abbiamo chiesto al Stefano, al ministro Patonelli, di valutare l'opportunità di aprire un tavolo tecnico per poter approfondire gli effetti. Quindi questa era la doverosa informazione che dovevo darvi per quanto riguarda le notizie in mio possesso. Grazie, comunque grazie a voi, perché parlare sempre importante, e promuovo, come diceva prima la collega, il consiglio comunale tutti gli anni, certo che faccio quanto dovrei dire, c'è per il nostro. Grazie. Grazie, Giorgio. Direi che vuole parlare. Sì, due parole, grazie. Approfitto perché prendo atto che mentre al Senato siamo in un paese dove succedono cose strane, no? Perché mentre al Senato ancora ne devono parlare, quindi significa che siamo, il principio di precauzione mi pare molto a rischio, mi risulta che i paesi che hanno la bandiera arancione siano già oggetto di sperimentazione, cioè mi risulta che mentre noi qui parliamo, acqua viva, no? È già stata deliberata la sperimentazione del 5G. E penso che quest'anno la metteranno in atto, non è una cosa che andrà. Quindi forse è il caso, perché mi pare proprio che tutti i comuni che avevano ricevuto la bandiera arancione erano oggetto proprio di sperimentazione. Quando, quindi, rispetto al 5G free, sembrerebbe che proprio turisticamente e diciamo da un punto di vista della qualità della vita, sembra che quasi il 5G sia un fregio, no? Ora questo è in barba a quello che ci mancherebbe, nessuno ha no, nessuna prevenzione contro la tecnologia, però il tutto è da, diciamo, coscientemente diciamo normato dal principio di precauzione,
Cioè bisogna prima dimostrare che o la nuova tecnologia o il carico con altre tecnologie non crea più danni dei benefici che arreca. Ed se no siamo tornati animali, nel senso che non ragioniamo più. Quindi forse è il caso di agire, perché guardate che io ho la fortuna di fare il consigliere comunale a San Benedetto, di lavorare a San Benedetto, stare a Lombardia con giornata a San Benedetto, ma io risiedo ad Acquaviva e vi garantisco che sono convinto che gli abitanti di Acquaviva di questo rischio non hanno nessuna cognizione. Quindi forse il comitato, che sicuramente per quanto riguarda un'azione informativa che sicuramente a priori non può essere vista né contro né a favore di nulla, no? Debba proprio partire da questi comuni, che sono quelli che sono soggetti a rischio prima degli altri, magari anche inconsapevolmente. Grazie. Però a questo punto devo dire una cosa, perché è importante. Noi abbiamo, oltre all'azione che abbiamo già detto, proprio in questo momento iniziamo una raccolta di firme. Quindi chi vuole aderire a questa raccolta di firme, ci sta un nostro dell'associazione che vi raccoglierà le firme. E quindi a questo punto io sì. Ok. Allora, volevo proprio chiedere, io abito a Rivadanzone, cioè per così io da ignorante ho cercato di informarmi anche all'ARPA, ma anche a Rivadanzone. Sì, Anna, noi ci siamo sempre dovuti informare per tante cose dai tempi. E comunque a Rivadanzone abbiamo molti anziani e ci abbiamo anche molte persone giovani che muoiono di tumore, di qualsiasi tipo di tumore, specialmente quello che deriva dai pesticidi. E vicino alle antenne ci stanno molti casi di leucemia, di tumori che... Io ho cercato di parlare con l'ingegnere dell'ARPA, di chiedere, ma logicamente nessuno mi ha detto mai niente, né il sindaco né nessun altro. Io sento che i paesi con la bandiera arancione dovrebbero essere primi. Io penso che Rivadanzone è con la bandiera arancione, e parlando proprio con l'ARPA mi hanno detto che c'è una posizione molto strategica, per questo ci stanno già le antenne, perché sta sopra non c'è niente intorno, per cui anche gli alberi non dovranno essere tagliati, perché praticamente sono più bassi di lì. Ecco. E io ho deciso nella mia vita di andare a vivere in campagna, perché volevo stare in una situazione lontano dal traffico, lontano da inquinamento, e tu Massimo, come lo sa il dottor May, qual è la mia situazione arrivata in zone. Cioè adesso mi ci manca solo il 5G, poi io la spesa che ho fatto per comprare la casa in campagna, che sta un po' tranquilla, fuori, cioè non è servita niente, perché io ho tutto, metanodotto, cellulare a biomassa, Texon con 7 camini che sfumicano, antenne che non si riesce a capire che antenne sono, l'ARPA mi ha detto: signora, non si preoccupi, stanno sempre sotto al limite. Mi sono chiesta: che cos'è il limite? Cioè, sotto al limite significa che fino a lì fa male bene, cioè fa male bene. Oltre, poi dopo, se uno è una persona un po' più debole, quel limite ti spaccia. Esatto. Ecco, allora io vi chiedo, mi date una mano a... Da parte nostra c'è sempre stata un'apertura della collaborazione. Adesso occorre più che mai che tutti siano uniti, perché il risultato, perché ci sia un fronte unico. Quindi soprattutto noi associazioni e comitati dobbiamo essere uniti. Io qui stasera vedo tante figure, ma soprattutto le associazioni le vedo diverse, quindi mi fa molto piacere. Vorrei fare anche questa mozione. Assolutamente. Ci mettiamo in contatto, Anna, facciamo, anzi, tu il mio numero ce l'hai quando vuoi, ok?
A questo punto facciamo parlare a Adriano Me, che è l'ultimo relatore dei comitati in rete telematiche, diciamo una nostra conoscenza, vecchia conoscenza.